Oh, però fa fresco veramente. Cavolo, non credevo mica. Salve a tutti. Come si difendono i giapponesi dal caldo mentre lavorano e fanno lavori estremamente duri, come per esempio nei cantieri? Ve lo faccio vedere oggi. Ed eccoci qua, il segreto dei giapponesi. Grazie a Tachanhai, arigato gozaimashita. Abbiamo anche Corrado, giusto per far capire quanto è grosso, insomma, che è un giapponese più grosso della media, più grosso di me, insomma. Ecco come si difendono: usano questi giubbotti, questi, in questo caso gilet, con il ventilatore. Abbiamo il ventilatore qui da una parte e qui da un'altra, ok, in modo tale che quando sono fuori, che qui è veramente caldissimo durante l'estate, quindi quando poi si trovano fuori all'AFA, Corrado, qui è un caldo spaventoso, indescrivibile. Dono gorai tsukai runda desu ka ano jikante kimi ichiban tsui kaza de 4 jikan renzoku 4 jikan, ok, praticamente alla massima potenza 4 ore saite wa 6 jikan desho, mentre alla minima potenza durano invece circa 6 ore ano kitai denchi wa tsuite runda desho. E quindi lo vendono con dentro un power bank che adesso sta come tirando fuori insieme a ikura gorai desu ka? Quindi siamo sui 7500 euro, quindi circa 60 euro. Ci sono anche che praticamente puoi mettere, che sono proprio giubbotti. Questo qui proprio invece è un gilet, qui ecco a denci, ma poco vedi, sono collegati di qua, una specie di ventilatore, e di qua l'altro, e la batteria, ecco qua la batteria, che è un normalissimo power bank, sì, esattamente 5000 mAh, ok. Chitami te desu ka? Ok, ok. Praticamente io ho chiesto se lo posso indossare, è la prima volta che lo metto anch'io. Oh, però fa fresco veramente. Cavolo, non credevo mica. Oh, veramente, mica credevo che funzionasse così bene. Si gonfia? Si gonfia. Vedi che sembro anche più grosso, dai che sono grosso di meno. Però, cavolo, si sente veramente. Oggi, diciamo, c'è anche un po' di vento, quindi non è proprio il giorno più adatto per provarla. Però, oh, si sente. Cavolo. Fai vedere, grazie. Mamma mia. Mamma mia. Oh, questo qui lo compro. Sotto Dantai no kokuro to kini, sotto kauka. Kao to moteta. Niente, probabilmente lo comprerò quando arrivano i gruppi a Corrado. Ci comprare da Berry. Così almeno siamo più freschi. Va bene, intanto me lo tolgo. Questo che vedete è un pacinco, perché si occupa appunto della ristrutturazione e della installazione di queste macchine. Vedete bello che è questo qua? Cioè, questo praticamente, come si può spiegare il pacinco Corrado? Che è sempre un flipper verticale con un giro di slot. È veramente popolarissimo in Giappone. Lui appunto c'ha un'azienda abbastanza grande che si occupa dell'installazione, della sistemazione di tutti i locali. Ed ecco, vedete qua praticamente come funziona. Questo è una specie di potenziometro che spara delle palline che fanno tutto questo giro, e vedete qui ci sono tutte, scendono tutte le palline che, entrando in vari buchi, poi fanno scattare tipo un giro di slot. Questi sono quelli moderni, perché poi quelli antichi, diciamo, erano come dire dei semplici flipper. E questo qua invece è come si presenta da dietro, che credo non l'abbia mai visto nessuno, non l'ho visto neanche io. Guardate che macchina complicata, ovviamente piena di circuiti stampati e di tutte queste situazioni qua, perché credo che, siccome sono regolate dallo Stato, ci siano anche dei sistemi di sicurezza, eccetera. Hai, Suimasen, sotto, arigato gozaimashita, grazie per averci ospitato qua. C'è anche la mamma di Yuri con Sera, che però non si può far vedere perché è piccolina. Ok, eccola qua. Che è la sua figlia e di Rena, che è la cugina di Yuri. Hai, Lucas, arigato gozaimashita. Grazie a tutti. Grazie, Corrado, era con me. Ancora, hai, Fontoni, arigato gozaimashita.